Rieccoci ancora, siamo a San Nazaro alla Costa. In quest'area giornalmente passano numerosi turisti, anche per vedere la chiesa del 1400, per vedere tutto quello che c'è. C'è anche, tra l'altro, anche un museo. Il problema qual è? Il problema è che in quest'area da mesi non si fa manutenzione e magari da anni non si fa la manutenzione agli alberi. Perché vi dico questo? Perché se ci spostiamo un attimino qua, vi faccio vedere che ci sono gli alberi che sono venuti giù. Sono venuti giù gli alberi, nessuno li raccoglie. Poi se guardiamo in alto, da dove è venuto l'albero, nessuno mette in sicurezza l'area. Visto che ci sono turisti che vengono, questo macello, caro il mio assessore referente, oppure caro il mio sindaco, che se è assessore alla cultura, cultura significa salvaguardare le cose belle della nostra città. Una delle cose belle della nostra città è la chiesa di San Nazaro alla Costa. Se si lascia quest'area qua nel degrado significa non fare manutenzione. Spetta al comune fare la manutenzione, spetta ai frati. Non credo che i frati abbiano la possibilità di tirare su i rami o andare su a qualche ventina di metri. Come si salgono? Col buon Dio che gli mette le ali e con qualche puttino che li tira su? Allora, visto e considerato che avete le chiavi del paradiso, voi comune di Novara, telefonate agli addetti dell'assa e dite di fare la manutenzione come normalmente dovrebbe fare un'amministrazione capace e volenterosa, perché basta annunci. E gli alberi sono qua da vedere, è un puttanaio micidiale. Avete messo i cartelli del divieto di transito e magari qualche trans, visto che magari il transito, qualche trans la sera non viene. Però di giorno, quando uno viene per vedere qua questa bell'aria e starsi magari una mezz'oretta al fresco e trova tutta sta roba qua, se noi ci giriamo un attimino con la telecamera e inquadriamo, il ramo è maledettamente marcio. Questo significa che avete applicato i numeri sugli alberi per memorizzare l'anagrafe degli alberi, però la manutenzione, quello che ha messo i numeri, non si rende conto che a questi alberi qua bisogna farle. Un'altra cosa importante per quelli che dovrebbero mettere in sicurezza l'area: a un certo numero, magari il primo e il secondo raggio, se si potessero potare gli alberi, perché se gli alberi si tengono alla distanza questa, il primo raggio significa tagliarlo, significa far sviluppare di più un pochettino d'ossigeno in basso ed evitare che magari qualcuno ci picchi a qualche cornata passando da qua. E spero che qualcuno si attivi al più presto, anche perché domani è il 25 aprile e sicuramente qua in quest'area qua ci sarà della gente. E è una bella fotografia per vedere Novara pulita. Sul muretto, a quanto me ne ricordo io, e io sono uno dei vecchi novaresi, quel muretto lì non c'è mai stata l'edera che è venuta fuori. Quell'edera lì è da tagliare, il muretto è da lasciare come recinzione. Perché non si taglia? Si vuole far crescere l'edera sui muri? L'edera dove si attacca muore. Che c'è qualche innamorato qua in zona? Dai, facciamo i bravi, facciamo pulizia, ok? Siamo sulla strada, dalla serie facciamo manutenzione al primo raggio. Questo è il primo raggio. Siamo tutti qui e tutti insieme noi canteremo Braco Baldo Mau! Rami, tutto alla luce del sole. È tutto alla luce del sole. Rami di tutto e di più. Edera di tutto e di più. Questa significa la manutenzione. Questa è la manutenzione. Noi dobbiamo far vedere
invece di far vedere la statua dei caduti, facciamo vedere le manutenzioni, ovviamente manutenzioni non fatte.